Ragazzi, bentornati su Sekiro. Sono molto contento di questa serie perché la stiamo facendo bene, perché per adesso siamo al quarto episodio con la webcam, tutti e quattro con la webcam, sto cercando di sistemarla sempre di più, sto cercando di capire anche un po' la grafica e sto cercando anche di capire più cose sul gioco editando. Quindi questo che cosa vuol dire? Che durante l'editing penso cose. Editando mi sono accorto, per esempio, del portone che ho lasciato all'inizio e di un po' di cose. Ma editando ho pensato anche alla parte bianca. A me, sinceramente, è una cosa mia, personale. Magari sbaglio. Ma penso che... Vediamo se mi ci fa avvicinare. Penso sia molto più bianca di quello che era d'inizio game, sia la faccia che i capelli. Durante l'editing ho notato che il ragazzino, il divino, come lo chiamano, ha dei capelli bianchi. Potrei essere collegato io ai suoi capelli bianchi come il mio personaggio è collegato allo scultore e alla sua tosse? Mi stanno venendo in mente veramente tantissime cose. E adesso, ragazzi, che abbiamo trovato anche molti strumenti, non vedo... No, scusate, questo non lo avevo assolutamente visto. È una grotta? Effettivamente questo è l'hub centrale, ma è collegato a tutto il mondo. Si parte da lì, no? È collegato al mondo, no? E quindi qui potrebbe esserci un'altra strada, un altro collegamento. Ha preso la spada. Una sagoma? È una porta che gira probabilmente. Chiuso dall'altro lato. Basta appoggiarsi e si apre. È uno shortcut. E basta? Peccato. È uno shortcut, ragazzi. Qua come al solito abbiamo lui. Chi ci ha già parlato alla fine dell'ultimo episodio, qua abbiamo lei. Mi ricordo però che siamo entrati nel suo ricordo attraverso questo. E voi vi ricordate nel primo episodio cosa ci aveva detto questo Buddha? Cosa ci aveva detto lui su questo Buddha? Che era per ricordare cose del passato. Non pensavo... Noi in questo momento siamo collegati con quel ricordo di quella famosa notte e quindi alla tenuta Hirata. La tenuta Hirata. Hirata che è la famiglia del ragazzino. Attenzione a queste cose, perché lo troviamo nella descrizione della spada, ragazzi. Dark Souls, come Dark Souls. Troviamo le cose nelle descrizioni. Kuro, l'erede divino. Un cimelio della famiglia Hirata. Poi un'altra cosa che mi stava facendo pensare la mia compagna, la mia dolce metà, che... Forse... Peccato, non lo posso più fare. Ma avrei voluto la lingua giapponese. Perché non posso più cambiare la lingua?
Mi fa, è un doppiaggio un po' così e così, non si può mettere qualche altra lingua. Io ho detto, c'è quella giapponese originale. Ah, metti quella. Vabbè. Intanto siamo a due livelli di abilità, eh. Fatemi capire. Allora, avevamo detto. Fendente turbine mi piace molto. È roteante, eh? Quindi se mi circondano posso liberarmi facilmente. Può essere molto buono. Contromossa Mikiri. Vale 2 punti abilità questa. Per arrivare poi a una fase finale. Anche qui. Pesante. Fendente inseguitore che permette di accorciare le distanze dal nemico sferrando un attacco in avanti, dopo aver usato uno strumento prostetico. Shuriken incaricato. Usa il rampino per lanciarti contro il nemico. Ecco, anche questo potrebbe essere buono. Io sinceramente userei questo e questo. Proviamo, ragazzi. Proviamo intanto a fare fendente turbine, dai, lo voglio vedere, lo voglio provare. Mi ha sbloccato altre due. Deviazione a mezz'aria, che consente di difendersi e di deviare attacchi nemici a mezz'aria. Quindi saltando. Pistole e altre armi a proiettile infliggono danno aggiuntivo ai bersagli in aria. E questa tecnica può servire a impedire tali danni. Che aumenta il numero di emblemi spiritici che puoi portare. Eh già. Eh già. Però io per adesso andrei molto di tranquillità sotto questo aspetto. E proverei anche questa. Attacco col rampino. Abbiamo sprecato tutti e due i punti abilità. Però adesso vorrei anche provarli. E abbiamo il nostro amico nel lab centrale che ci farà fare delle prove. So che può risultare, come dicevamo l'altro giorno, noioso, ma invece stiamo esplorando il gioco. Il mio obiettivo non è solo quello di giocare e fare il figo, ah, siamo arrivati alla fine. No. Lo dobbiamo sfruttare tutto e capire cosa è successo. Ah, ci siamo persi quella caverna di poco fa. Anche se la porta non si gira. Ci siamo persi quella caverna perché forse non ho guardato bene. Usa arte di combattimento equipaggiato, ok. Con L1 e R1. Allora. Anche questa casa, no? Qui noi dove siamo? Perché quell'altro che non può morire è qui? Perché questa donna è qui? Perché lui è qui? E a guardare dal vestito, a me pare che la donna che ci lancia il bigliettino all'inizio del gioco avesse lo stesso vestito. Mi sbaglierò? Ma questi pezzi di carta cosa sono? Ordini per sculture? Preghiere di chi è passato di qui? O preghiere? O simboli di protezione contro i demoni. Quante cose, ragazzi. E le speculazioni sono giuste in questi giochi e voglio che le scriviate anche voi nei commenti, la vostra idea. Secondo voi che cos'è tutto questo? E lui? Ah, sei tu. Se vuoi, puoi sfruttarmi per esercitarti con la spada. Sarò io il tuo avversario. Attacchi con la spada, ok, ma non volevo fare questo. Vediamo che cosa abbiamo equipaggiato. L'arte di combattimento del fendente turbine. Non possiamo usare l'altra che abbiamo sbloccato, perché? È un altro tipo di arte che ancora non possiamo utilizzare? Arti marziali shinobi, attacco.
no, ok, praticamente gli vai addosso col rampino, non c'entra niente ora, ok. Si fa direttamente dal rampino, è una passiva, probabilmente. Però vabbè, intanto proviamo il fendente. Ne fa due però. Di nuovo. Ne fa due però. Vorrei provare la nostra carissima. Qual è il problema? Ne ha usati tre però, ragazzi. Che problema c'è? Ma ne usa un casino, scusatemi, ne usa un casino però. Scontro soddisfacente. Ne usa un casino però di... Non pensavo li consumasse anche qui. Torna quando vuoi. Se vuoi provare nuove tecniche, sono a disposizione. Non pensavo li sprecasse anche qui, sinceramente. Io sono ancora preso male da quel combattimento, ragazzi. So che sto sbagliando. So che forse dovrei continuare con il sogno. Ma... sono troppo preso male da questo combattimento. Guardate lì. Noi crediamo che siano cose accumulate, no? Ma in realtà i grani di rosario aumenteranno la nostra vitalità. Il ricordo, la forza d'attacco. Che cos'è il ricordo? Acquista emblemi spiritici. L'unico modo appunto è shoppandoli. Io ne prendo un bel po'. Con 200 monete. In deposito 35. Il massimo trasportabile in questo momento è 15. Ne abbiamo un po' in deposito, no? Io ragazzi lo so che sto facendo l'errore della vita, ma voglio riprovare. Che sono stupido. Forse fuggirò. Forse fuggirò. Ma voglio riprovare. E capire anche questa zona. Quanto è davvero difficile per il livello attuale. Perché alla fine mi ci ha fatto arrivare al ricordo, no? A prendere il campanellino. Potrebbe davvero succedere qualsiasi cosa a questo punto. Davvero. Non ho possibilità di arrivare lì sopra. Vedete che... Non penso di poter sfruttare subito... Ok. Già partiamo male, ragazzi. Eppure non è che è stata proprio non... Oh, ma perché non... Sto sbagliando tutto, ragazzi. Ok. Sicuro non me lo fa fare l'attacco in salto, però io intanto provo a prendere una di queste. Molto brutta la situazione qua, ragazzi, ve lo posso assicurare. L'ho mancato?
No, dai, raga, ma non è possibile. Niente, ragazzi, non sono abbastanza preparato io. Questo è poco ma sicuro. Non sono abbastanza preparato io, non ce n'è. È inutile star qua a rischiare chissà che cosa. Non ho assolutamente voglia di far morire di nuovo il nostro personaggio. E non voglio nemmeno rompervi le scatole a voi. Quindi, non voglio assolutamente, ragazzi. Non è corretto. Non è proprio corretto. Diciamo che Lascia ha fatto un porco lavoro. Il suo porco lavoro, ma... ma non è andata benissimo. Mi piace molto come si muove con la... vabbè. No, dai, l'ho schivato. Ma vaffan, brodo, dai. Devo schivare sempre solo di lato allora a sto punto? Quasi, raga, quasi. Devo prendere. No. Mamma mia, raga. Mamma mia. Non è la cosa giusta da fare, dai. Non sono abbastanza preparato e sono troppo spaventato di perdere. E in questo gioco qui non si può fare, ragazzi. In questo gioco qui questa cosa non deve esistere. E fu così che morì ucciso dai cani. No, meno male. Praticamente era della semplicissima fuligine. Qui c'è il nostro amico gallo, eh. Una catapulta, cos'è? O semplice... non so se sa che siamo qua. E chi si arrende qua? Io no. Ma che ha fatto lì? Mi ha rotto la guardia! Ancora! No!
Eccolo! Boom! Boom! Non potete capire la soddisfazione che ho adesso. Non potete capire la soddisfazione che ho io in questo momento. Un grano da rosario buddista. Offrirne 4 all'idolo dello scultore aumenta vitalità e postura massime. 4. Un seme del quale sgorgano costantemente acqua corrente. Il seme di zucca. Emma può usarlo per aumentare gli utilizzi massimi della fiaschetta. La fiaschetta contorta delle acque medicinali era nota ad Ascina da tempo immemore, ma furono lo straordinario Dogen e la sua apprendista Emma a scoprire l'inesauribile potere di questo seme. Ora, a parte che finalmente abbiamo battuto il generale, e non mi sono tirato indietro nello scontro, ma questa Emma è ancora viva, cioè non è che è morta e anche lei può resuscitare? E questo Dogen erano, diciamo, parte del passato? Qui alla fine c'era della furigine. Fuligine. Capite cosa voglio dire, no? E pensate che ora possiamo tranquillamente, e ripeto, tranquillamente, andare a vedere che cosa vuol dire donare i fiori, no? L'opzione migliora gli attributi fisici è stata sbloccata nel menu idolo dello scultore. Potrai usare 4 grani di rosario per creare un rosario da preghiera, per aumentare in modo permanente vitalità e postura massima. Vediamo. Vediamo perché me ne servono altri 3. Non so assolutamente dove trovarli, ma avere i semi di zucca potrebbe essere una cosa buona per la nostra amica, per Emma. Sono felice che tu sia qui, Mastro Lupo. Vuoi usare i semi di zucca per potenziare la fiaschetta curativa? Quelli sono semi di zucca. Sì, portali qui, pianta i semi nella fiaschetta. Perfetto. Ora il volume delle acque medicinali nella fiaschetta crescerà. Ottimo. Che strana medicina. È strana? Non mi offendo per un commento del genere. Strana o no, finché è efficace, tanto mi basta per esserne contenta. Così mi ha insegnato il mio mentore Dogen. Vedo. Portami gli altri semi di zucca che trovi. Dovrei riuscire ad aumentare ancora la quantità di acque medicinali. Non ne ho più. Ok. Per la mia ricerca, devi trovarmi campioni di sangue provenienti da altri malati. Vedrò cosa riesco a trovare. Grazie. Perfetto. Addio. Ragazzi, è stata una mia sensazione che i capelli, che il bianco stia aumentando, forse per il totale di morti che abbiamo fatto. Però, dall'episodio 2 credo di non essere morto più. Quindi non so effettivamente a che punto siamo. So che abbiamo ucciso qualcuno che aveva dei fiori di zucca. E servono i grani di rosario. Ne abbiamo uno. Non ho idea, ragazzi. Proviamo a viaggiare e tornare alla tenuta. Nel ricordo, avevamo sbloccato uno shortcut. Vediamo dove ci porta questo shortcut. E mi ricordo che c'era anche un personaggio che stava guardando nelle case alla nostra sinistra. Mi ricordo anche che era pieno di galli. Vedremo. C'è talmente tanto da fare, ragazzi, che mi sto veramente perdendo via con tutte le cose che ci sono da fare, capite? Adesso questo può anche aver chiamato qualcuno, i suoi amici, quello che vuole, però morirà. E morirai male, amico. Cosa fai? Cosa fai? Che caspita, oh, ma sei fuori?
Mi toccherà rifarlo. Mi ha dato qualcosa, però. Ah no, sono soltanto le monete, ok. Mi toccherà rifarlo, perché mi ha fatto perdere la vita. Vitalità, più che altro. Ok, già ci siamo. Già è una cosa positiva. Ma è qua? Pazzerello. Ma non me l'ha fatto... Vabbè. Che non me lo abbia fatto attaccare mi ha davvero... Non mi è piaciuta questa cosa, ragazzi, sinceramente. Non capisco perché non mi abbia fatto fare il... Lo sapete benissimo cosa, no? Cioè, se io salto... Ok. Ora, via perché c'è l'arciere. Posso prendere anche da questa distanza le monete, eh? Il che non è male. Sa già che sono qui. Ragazzi, qua c'è un problema però di gameplay. Mi dispiace, perché mi piace molto il gioco, mi sta piacendo molto, ma qui c'è un problema di gameplay. Che è... E loro ti vedono attraverso le pareti. Mi sa che non è tanto corretto, no? Cioè, perché vedermi tra le pareti? Cosa c'entra? Continuano a vedermi, vedete? Ma che... Che cavolata è, cioè... È stato fatto malissimo questo... Questo passo del gioco, cioè... Mi vedono comunque qualsiasi cosa succeda. Lui sa che io sono qua. Vedete? Lui sa che io sono qua. Adesso no. Però dobbiamo lavorare come un ninja. Cioè rimanere nascosti. Lui è veramente... Scandaloso. Gli altri si devono avvicinare a me. Lui no. La telecamera non gira molto velocemente. Ok. Abbiamo già acquisito un punto abilità, ragazzi. Dobbiamo stare attenti perché ultimamente sta andando anche troppo bene per me. Qui forse c'era quello strano individuo. Qua c'è un gallo, ma non mi fido. Quando mi vede cosa fa? Ah, proprio... Ragazzi, sono semplicemente galli da combattimento e quindi combattono. Meglio di così che devono fare. Quanti sono? Scusatemi, non è che vorrei... Quanti sono? Ha dato un problema di frame. Non capisco perché mi devono attaccare per forza questi galli. Non potrebbero farsi un po' di affaracci loro e basta? Urca! Sono tosti però se vuoi. No, 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 raga, 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 raga. No, 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 no. Assolutamente no. Così non va. Perché mi devo rovinare in questo modo la partita? Torniamo indietro. Assolutamente no. Abbiamo fatto un bel po' di lavoro qui. Abbiamo visto un po' anche come andare avanti, però così no, ragazzi. Quanto ci si potrebbe allenare in una situazione del genere? Ci si allena parecchio, avendo l'idolo. No?
Che stai facendo? Sono qua io, vieni. Dai. Anche voi potete fare una roba del genere. Pensavo fosse molto più OP l'attacco rotante, invece... Sì, è molto forte, ma... Forse mi aspettavo qualcosa di più. Ogni cosa in questo gioco è da conquistare. E voi direte, in che senso, Ale? È da conquistare. Nel senso che ogni passo che facciamo siamo fieri di averlo fatto, perché si va avanti piano piano. Vedete che però con loro c'è una possibilità di combattere. Con loro c'è. Cosa? Mi ha lanciato della sabbia in testa? Con un calcio? Se schivo in fretta mi prende. Niente ragazzi. Non sono più stupidi. Come i vecchi Souls, che se ti metti dietro... Ok, abbiamo testato un po'. Adesso andiamo avanti. Perché in questo primo video, cioè in questo primo, nel senso in questo primo video dove stiamo provando a combattere, stiamo forse testando troppo. Ma vieni qui o... Ok, sembra agguerrito. Mi piace molto, a dirvi la verità, quell'attacco lì, quell'attacco rotante, chiamiamolo. Mi piace davvero tanto. Ora andiamo avanti. Adesso basta testare il combat system. Anzi, potremmo persino fare così, guardate. Visto. Lì in fondo ce n'è uno. Ah, quelli sono quei due lì davanti alla porta. Eccolo qua il tizio. Ve l'avevo detto, no? Che luogo è? Ehi, bravo uomo! Anche tu a caccia di tesori? Bravo uomo! Hai l'aria dello shinobi, direi. Stai cercando qualcosa? Beh, in ogni caso, qui sono arrivato prima io. Tieni gli occhi ben aperti là fuori, intesi? Ah, a proposito, mentre venivo qui, ho visto una pagoda a tre piani sopra un dirupo. È una bella pagoda, molto elegante. Scommetto che là dentro c'è qualche tesoro. Per forza. Almeno io la penso così. Ehi, bravo uomo, mentre è una bella scommetto, almeno... Dice la stessa cosa. Che vuol dire? Non posso salirci sopra, ok, non c'è un passaggio, è soltanto qui. Non dico a caso, ma... Che passaggio è questo? Questo è un passaggio nascosto. Dal portone non ci si... Non si può accedere. E penso nemmeno da qui. È un passaggio nascosto?
Bisogna avere tanto coraggio in questo gioco, ragazzi. Tanto coraggio. Ah, vediamo se ha un collegamento particolare. Posso tornare su? Sì. Ah, no, è solo per un oggetto. Statua Gizo legata. Piccola effigie del Buddha avvolta in un tessuto rosso. Quando viene alzata in preghiera, ripristina un nodo di potere di resurrezione. Fasciare una statua a Gizu esprime sentimenti d'amore genitoriale. Il fagottino di stoffa serve ad accertarsi che il piccolo possa vivere in pace. Allora. Un nodo di potere della resurrezione, quindi vuol dire che noi lì sotto ne abbiamo due? Possiamo risorgere un paio di volte per il buon lavoro che stiamo facendo, perché davvero, ragazzi, il nostro personaggio non è più morto dal secondo episodio, da quando mi sono lamentato della difficoltà e ancora non avevo capito che bisogna utilizzarlo come un vero ninja. Ora questi due bisogna affrontarli così. Eh sì. Hai intenzione di venire qua? Vieni. Bisogna agire con tranquillità. Ma questo è uno scudo? Forse l'ascia poteva rompere lo scudo, ragazzi. Avere l'ascia ci ha praticamente aperto una strada in questo modo. L'unico problema è che adesso possiamo usarla soltanto un altro paio di volte. Dove siamo? Che luogo è così pieno di fiori? Che? Di cosa stiamo parlando? Ok. C'è qualcos'altro qua? No, è sempre il tronco. Forse lì. Ok. Chi è? Oh. È pieno. Siamo nella cacca qua. Nella cacca più estrema. Però abbiamo i fiori. Scusate. Questa cosa mi è piaciuta. Io posso tranquillamente farne fuori uno o l'altro. Stiamo agendo alla grande in questa situazione, per adesso. Perché c'è una nebbia? Perché c'è una nebbia? È un boss dietro quella nebbia? E questo chi è? Chi è? Deve essere un
personaggio particolare. O comunque potrebbe essere uno di quei capetti. Ma di già è così pieno di problemi. Oh sì, è un altro. Contrastare gli affondi. Gli affondi non si possono bloccare, ma possono essere deviati. Anche l'abilità contromossa Mikiri contrasta gli affondi e, se ben eseguita, provocherà più danni alla postura rispetto a una normale deviazione. Mi stanno praticamente dicendo di sbloccare la contromossa Mikiri prima di affrontarlo. È troppo forte? Può essere, ragazzi. Io adesso sinceramente non... Urca, no, non è schivabile. Assolutamente. Non è schivabile. O almeno non è facilmente schivabile. Se è questo quello che stiamo cercando di capire. No, 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 non lo schivo, raga. Non lo schivo proprio. E lui è molto forte. Io posso utilizzare quello che voglio, ma è veramente tosto. Mi dispiace sprecare robe, quello sì. Perché non mi fa mai l'attacco aereo quando dico io? Ma per... No, raga, dai. Lasciamo perdere. No, via, via, via. Lo sapevo, ragazzi, dovevamo morire di nuovo in qualche modo. Era già troppo, guarda. Però non siamo morti. Potrei fuggire a questo punto e ripristinare il tutto. Assolutamente sì. E riprovare poi. Perché così... È bello che ti dicono, puoi tornare indietro, riprovare... Ma non puoi fuggire. Questa è roba importante, ragazzi. Questa è roba molto importante, perché ti danno questa possibilità. Sono consapevoli che il gioco è tosto e quindi ti danno una possibilità di scegliere se tornare indietro o no. Questo è un nemico tosto. Questo è un nemico tosto. La contromossa Mikiri non disponibile. Due ce ne vogliono, ragazzi. Due livelli abilità. Figo, eh? Non si muoverà. E noi stiamo facendo un episodio di allenamento devastante poi, ragazzi. Siamo a livello 2. Lo posso prendere invece. Potrebbe essere un upgrade importante in questo momento. La contromossa Mikiri. Corsa scivolata. Riduce la capacità dei nemici di notare i movimenti furtivi. Ecco perché. Ce ne saranno altri livelli. Ecco perché ci sgamano subito. Vediamo un po'. Acquista abilità. Abbiamo. Ok, deviazione a mezz'aria, la possibilità di tenere più mosse. Acquisisci l'arte Shinobi, corsa e scivolata. Acquisisci l'abilità latente. Riduce la capacità dei nemici di notare movimenti furtivi.
Questo è ottimo, però ce ne vogliono 4 di livelli, ma è ottimissimo. Cioè, praticamente potenzia la fiaschetta. Acquisisci l'arte di combattimento fendente curvino. Si tratta di un fendente rotante in balzo, ottimo per accorciare le distanze rapidamente o allontanarti dal nemico. È una tecnica dei ninja corvini. Gli shinobi al servizio di Ashina. I corvini sfruttano il peso dell'enorme shuriken per imprimere più forza al colpo. La protesi shinobi, essendo di pesante acciaio, può essere usata nello stesso modo. Fendente corvino. Balza roteando verso il nemico e lo colpisce con un fendente. Proviamo anche questa. Perché no, ragazzi? Perché no? Sono da provare, eh? Sono cose da provare. Fendente corvino. Il gioco è veramente molto bello, ma va studiato e va preso nel giusto modo. Nel senso che non si può giochicchiarci, andare avanti e via. No. Qua bisogna stare attentissimi un po' a tutti. No. Ah, ecco, meno male, perché non lo avrei trovato molto giusto. Ma è molto 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 punitivo come gioco. Ci sta. Ci sta. Vediamo se smette. Ok, l'aggro è finito. Forse pensa che me ne sono andato. E questa anche. Ma che, come ha fatto a vedermi dietro le foglie? Ero piegato in furtività. Devono sistemare questa cosa. Devono patchare questa cosa qui, che loro ti vedono anche dietro i muri, dietro le foglie. Perché sennò è inutile che si faccia una roba del genere. A meno che il giallo, il triangolino giallo, non implichi a pieno a un'attenzione ad ogni minimo movimento. Ora è andato via. Mi metto accovacciato. Sì, forse è il triangolino giallo che praticamente è come se loro... C'è un oggetto lì in fondo. Un oggetto, eh? Non lo avevo ancora visto. Però sono praticamente scoperto se vado nell'oggetto. Meglio di no. Lì c'è una guardia che ci ha quasi sgamato. Perfetto. Dai, cambia strada, shinobi. Dai. Cacciatore di shinobi, forza. Cambia strada. Cambia, ok. No. Si è rincastrato. Ma dite che io questo lo posso prendere da qua, uè? Troppo avanti. Ok. Con calma, ragazzi, con calma. Fatemi capire dove è andato quel. Sta guardando il corpo del suo amico, praticamente. Dobbiamo provare ad approfittarne. Però è lì. E lui ci vede. Non ci ha visto ancora. Non è male come situazione. Ok. Come la vedo male. Come la vedo male. Okay.
bello come si imprime la caramellina, chiamiamola così. Oh, allora. Quasi, regà. Vieni, vieni, per favore. Vieni. No, no, no. Oh! Sì! Sì! Crano di Rosario. E altro boss sconfitto. I grani di Rosario. Oh. Ottimo. Come mai così vicini? Beh, ok, abbiamo aperto uno shortcut, però sono molto vicini, eh. Molto vicini. Ovviamente il boss non viene ripristinato, ma le guardie sì. Ok, voglio capire che cosa c'è qua. Ok, altri combattimenti normalissimi. Sapete però, questa parte qua del sogno, molto bella, del sogno, diciamo, del ricordo, è molto bella, però io sento di aver lasciato la parte più semplice. Ecco perché forse abbiamo avuto tutti questi problemi. Capito? Ecco perché abbiamo tutti questi problemi, perché secondo me noi non dovremmo essere qui. E lo sappiamo come sono i Dark Souls, no? Lì c'è un arciere, ragazzi. Lo sappiamo come sono. Se sbagli strada, ti punisce tantissimo. E quindi a questo punto, visto che abbiamo fatto due boss oggi, io mi fermerei qui, anche perché è tardissimo. Io sto sempre cercando di registrare la notte. Qui abbiamo visto due boss. Uno che era appunto il generale, che abbiamo fatto all'inizio. E adesso questo. Questo, secondo me, non lo dovevamo fare ora. Prima dovevamo finire il giro di questa zona. Prima dobbiamo finire questo giro. Secondo me siamo andati troppo avanti. Adesso, prima di finire l'episodio, stavo pensando, ragazzi, che mi dispiace molto di essere morto una volta, però con quel boss ci sta. Mi rendo conto che lui sta diventando sempre più bianco. Io me ne sto rendendo conto. E vorrei rivedere ancora il bambino per capire se anche a lui, oppure anche il bambino, è già morto una volta. È incredibile questa cosa qui. No? Il gioco ci sta ponendo tante domande e se uno va avanti e basta non capisce nulla. Però a questo punto il generale non c'è più. Questo è l'altro lato. Noi abbiamo imparato tante cose nuove. Importanti sicuramente. Io non capisco perché. Voglio affrontarlo. Dai. Oh. Soltanto anche l'L1 aumenta il fatto di spezzare la guardia.
Addirittura. Questa mia è nuova. Anche solo l'L1, capite? No, ma quanti sono qua? Scusate. Non è che voglio rompere le scatole, però... Ah, ok, stavo dicendo, porca miseria, non me l'ha fatto colpire, sul serio. Quello come vestito, perché lui ha... È un upgrade ulteriore? Abbiamo davanti qualcuno di diverso dal solito, no? Cos'è un upgrade questo, amico? Ha più postura, probabilmente, ragazzi. È solo questo. Abbiamo provato in tutti i modi, ma ci ha fregato sempre. Oh, che male. Abbiamo fatto una combo che vorrei capire e studiare meglio. Abbiamo praticamente liberato la zona. Dal chiudere l'episodio al liberare completamente una zona. Perfetto. Che cos'è? No, scusatemi, è questo? Sono quasi tentato di... Non gliene è fregato praticamente nulla, ragazzi, della fiammata. Non gliene è fregato nulla. No, non adesso. No, ma perché non gli si spezza sta cacchio di guardia? Cioè, ho visto la barra piena. Devo ancora capire bene come funziona, ma io ho visto la barra piena. Non ho più energia, la vecchia è lì però. Niente oggetti, eh? Sul serio? E perché dovrei andare lì? Perché lì sotto? C'è un passaggio qua sotto, scusate. No, non penso. Lì! Che cosa? No, non mi ci butto. Comunque, stavo dicendo... Quanta roba! Quanta roba! E quanti appigli! Ma io posso vedere un attimo la mappa, ragazzi? Come i vecchi Dark Souls. Sembra tutto messo lì a caso, ma in realtà... Se troviamo altri villaggi, sono raggiungibili. Qualsiasi cosa vedete è raggiungibile. A volte sarà facile, a volte no. Quello è raggiungibile. Cos'è quello in fondo? Questi giganti poi. Boh, che dite? Inusuke... Figlio mio, hai offerto il sonaglio al Buddha? Sì. Oh, figlio mio, sei davvero un bravo ragazzo. Bene. Inusuke, hai offerto... Sì. Ok, niente. Poche... Pochi dialoghi rispetto... Che cos'è? A parte ancora l'ennesimo gallo, stavolta sono anche due.
Ma lì c'è qualcosa lì sotto, non so se c'è un ingresso. Non c'è l'ingresso? Ah sì, però ci sono i galli. Ovviamente a proteggere. I galli, ragazzi, sono una vera e propria rottura di balle, eh. Guardate come inseguono. Non si arrende. Non si arrenderà mai. E a me dispiace un casino doverli fermare così. Che mi significa? Perché soprattutto? Perché? Così alla cieca, ma ce l'abbiamo fatta. Entriamo. Il premio? Borsa contenente una piccola quantità di sen. Quindi praticamente mi stanno dando le monete? Ancora. Ok. È un po' una fortuna sfacciata. Chiamiamola così. La borsa ci dà la possibilità di mantenerli. Voi siete l'uomo di prima, vero? Grazie. È lo stesso dialogo, ok. Continuava. È lo stesso dialogo. Allora, l'unica cosa che mi dispiace di questo momento... Chi mi ha visto, scusate? What? No, 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 questa la dobbiamo fare nel prossimo episodio, ragazzi. È magica questa cosa, però. Perché... c'è uno che ci spara le cannonate. Ma dove siamo arrivati, ragazzi? Dopo tutte queste difficoltà che stiamo trovando, lì c'è qualcuno che ci spara le cannonate. Prossimo episodio, ragazzi, non continuiamo il sogno. Il sogno, il ricordo. Perché... allenamento contro mossa e vai, non sblocchiamo, perché voglio assolutamente capire che cosa succede qui prima di andare nel ricordo. Ah, se vuoi. Vediamo. Sarò io il tuo avversario. Perfetto. Uno shinobi, se prevede gli affondi nemici con... Ok, però... Tre colpi mortali. Usa la contromossa Mikiri per infliggere tre colpi mortali. Uno shinobi sa prevedere gli affondi nemici e contrastarli, bloccando la lama dell'avversario con il piede. Questa mossa è nota come contromossa Mikiri e può infliggere più danni alla postura della deviazione. L'ho fatto già due volte. Affrontami. Da. Affrontami ancora. Un pelino in ritardo vuol dire sbagliare qua, eh. Preferisco un pelino prima. Scontro soddisfacente. Ok, ok. Cerchio al momento giusto. Torna quando vuoi. Se vuoi provare nuove tecniche, sono a disposizione. È importante tutto qui, ragazzi. Però avrei preferito... Non lo so, non lo so. Forse mi ci devo soltanto abituare ai tasti. È un problema mio. È un problema mio. In questo momento siamo a due granelli. Due grani di rosario.
Per aumentare vitalità e forza d'attacco. Aumentare vitalità e forza d'attacco potrebbe essere veramente importante. Io finisco qui questo quarto episodio avendo fatto due boss oggi. E non solo. Abbiamo trovato due grani di rosario che mi porteranno sicuramente a volerne subito altri due per capire che cosa succede lì. Abbiamo sbloccato un casino di abilità. Tante passive da equipaggiare. E sono certo che anche questa qui dei movimenti furtivi ci farà sgamare di meno. E c'è un altro livello. Non lo so, ragazzi. Talmente tanta roba su cui lavorare qui. Come migliora gli attributi fisici? Ah, ok. Mamma mia. Stavo dicendo. Ok, ragazzi. Io vi saluto. Sicuramente nel prossimo episodio ne vedremo delle belle. Perché andremo avanti. La storia della faccia che diventa quasi tutta bianca, secondo me c'è. Non ho iniziato così. Andrò a vedere i video precedenti. Ma non ho iniziato così. Lo sto guardando perché mi vengono in mente molte cose. Ma lui, quel bianco nella faccia, e poi chiudiamo l'episodio così, lo aveva già prima della protesi, prima di tagliarsi il braccio, tagliarsi, prima di subire l'amputazione del braccio. In quel momento, quando siamo andati a salvare il bambino nel tutorial, lui aveva già il bianco. Se sì, che cosa è successo quella notte nella tenuta irata? Nel ricordo. Ora andiamo avanti nel prossimo episodio per questa strada, la strada quella lì classica. Nel ricordo forse ci andremo dopo. O potrei cambiare idea. Alla prossima, ragazzi, vi ringrazio tanto per la pazienza perché è un gioco che va studiato e che va capito. E voi siete pazienti al stare con me e guardare l'episodio. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.